Benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi. Oggi vi faccio vedere come crearvi una rendita passiva con un progetto NFT incredibile. Progetto NFT che avevo annunciato su Instagram prima, ovviamente, della pre-sale. Avevo consigliato di entrare in pre-sale, di andare a mintare questo progetto. Ovviamente, se non mi seguite su Instagram, vi straconsiglio di farlo, perché ogni giorno praticamente vado a postare storie eccetera eccetera riguardo progetti molto 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 interessanti di appunto NFT. Non sono progetti finanziari, ma comunque è quello che penso io personalmente, la mia modestissima e umile opinione al riguardo, ok? Oggi comunque vi faccio vedere com'è andata, come si sta comportando questo progetto, di che progetto sto parlando eccetera eccetera. Andiamo direttamente dopo la sigla all'interno del mio computer e così andiamo a parlarne un attimo, ok? Vi faccio vedere che spettacolo, ragazzi. Questo è un mondo incredibile, incredibile. Quindi, ciao! Eccoci qui, benvenuti sul mio computer. Andiamo a vedere subito questo progetto Zloty, ok? Zloty.com è il progetto che avevo annunciato su Instagram, nella quale secondo me è molto 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 interessante, e adesso vi faccio vedere perché. Qua siamo all'interno del loro sito, come vedete sold out in 5 minuti. Andiamo a tradurre la pagina con Google Chrome in italiano, così anche chi non conosce bene l'inglese può capire quantomeno un pochino meglio di che cosa stiamo parlando. Quindi, esaurito in meno di 5 minuti. Che cosa è Zloty? Praticamente Zloty sono il tuo biglietto per la rete di casinò online più grande e in più rapida crescita sulla blockchain. Essenzialmente sono una collezione di quasi 10.000 NFT, 9.000 e qualcosa, e ogni possessore di uno Zloty, quindi di un NFT Zloty, ha praticamente come se è in possesso di una slot machine all'interno di 150 e più casinò dentro la DeFi, ok? Quindi dentro quello che sarà il metaverso. Quindi essenzialmente questo progetto possiede o comunque collabora con più di 150 casinò, e tutte le persone che giocheranno, faranno gioco d'azzardo appunto su questi casinò, chi possiede uno Zloty ha l'80% di guadagni in rendita passiva dalle giocate appunto delle varie persone. Comunque cerco di spiegarmi un po' meglio, andiamo a leggere all'interno del sito tutto quello che è il loro progetto, così avrete le idee un po' più chiare. Le Zloty garantiscono la prova di proprietà sulla blockchain di Ethereum e si basano ovviamente sullo standard ERC721. Più della tua normale comunità, vabbè, qui Google Traduttore si sa quello che è, Zloty offre vantaggi reali in oltre 150 casinò in tutto il mondo. E questa non è una solita slot machine, con Zloty è la tua casa, le tue regole. Ogni Zloty è unico nel suo genere, con vari gradi di rarità, e dopo vi faccio vedere come capire quella che è la rarità di ogni Zloty. A differenza di altri NFT con semplicemente una rarità superficiale, la rarità del tuo Zloty determinerà la tua quota da Exclusive Holders Rewards, ok? Quindi più rara è la tua Zloty, più ricompense genererà, ok? Quindi più rendite passive riusciremo a ottenere. Ok? Non sono fungibili, in quanto questi token non sono intercambiabili tra loro, ovviamente, e ogni Zloty è unico al 100%. Qui vedete dei vari esempi di quelli che sono gli NFT. Ovviamente io ho partecipato al mint e sono riuscito a prenderne 2 a 0,25 Ethereum l'uno. Secondo me è un prezzo più che ragionevole. Vediamo che adesso la floor price ora è diminuita leggermente, ieri era a 0,70, adesso è a 0,55. Comunque ho già fatto tranquillamente un per due, diciamo che per quanto riguarda la rarità ne ho uno a 572 nel livello di rarità, e questo vale molto 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 di più, ok? Per capire la rarità di uno Zloty, semplicemente, ragazzi, io utilizzo questa Chrome extension chiamata rankNFT.it
io, ok, che vi dà essenzialmente la, il livello di rarità sull'NFT. Vediamo che se andiamo a mettere come prezzo dal più alto al più basso, sicuramente tra i primi ci sono quelli con ovviamente che sono molto molto rari, ok, il 29esimo e 30esimo, qui vabbè parliamo di cifre surreali, irreali. Questo vedete 523 dato a 120 Ethereum e così via, ok. Torniamo un attimo al progetto però. Quindi come funziona essenzialmente Sloty? Come funziona? Dopo che il progetto ha integrato appunto questo questa sorta di gioco di slot nella nei casinò all'interno della DeFi, loro riceveranno il 12% di commissione da ciascun partner, ok? Quindi da ciascuno dei 150 casinò presenti online. L'80% di questo denaro andrà ai possessori di Sloty. Ovviamente poi la quota esatta di ogni Sloty sarà collegata alla rarità dello Sloty stesso, ok? Quindi più raro è il vostro Sloty e più denaro riceverete. Oltretutto c'è lo staking dell'NFT, perché la comunità Sloty diventa la casa in 150 casinò aggiungendo NFT alle slot machine. Quindi puoi considerarlo come un gioco d'azzardo DeFi in cui puoi puntare uno qualsiasi dei tuoi NFT nella slot machine e guadagnare premi per i titolari di alto livello. Quindi possiamo anche andare a scommettere, a giocare in queste slot altri NFT e così via, ok? Quindi figata, rivoluzione. Abbiamo fino al 20% di rake back in 150 diversi casinò, quindi i possessori di Sloty diventeranno i membri VIP di ciascuno degli oltre 150 casinò con cui collaboriamo e avranno una garanzia di rake back fino al 20%. C'è la possibilità anche di allevare i nostri Sloty, questo ovviamente è nel caso in cui avete almeno due differenti Sloty, ecco perché su Instagram consigliavo a tutti durante il mint di mintarne almeno due. Possiamo ovviamente far riprodurre i nostri, per esempio, due Sloty, quindi allevarli e creare un'altra serie di NFT chiamati Junior Sloty, ok? Possedere uno Sloty Junior raddoppia letteralmente quelli che sono i premi, ok? Quindi quello che è la rendita passiva che possiamo ottenere con questi Sloty. Per allevarli, per far riprodurre questi Sloty, abbiamo bisogno di un totale di 1800 watt e due Sloty per allevare. Che cos'è il watt? È la token proprio di questo progetto, ok? Ovviamente per creare tutto questo hanno realizzato anche la loro moneta, è un gettone, ok? Che agisce come energia nel mondo degli Sloty. Quindi come funzionano questi watt? I watt vengono generati praticamente su base giornaliera e ogni possessore di Sloty riceve 10 watt al giorno, quindi abbiamo abbastanza watt per allevare i nostri Sloty nell'arco di 3 mesi. Quindi già dopo 3 mesi, se hai almeno 2 Sloty, potrai realizzare il tuo primo Sloty Junior, ok? E aumentare così quella che è la tua rendita passiva, perché essenzialmente raddoppi, ok, quello che è il passive income da i vari casinò con cui collaborano, ok? Poi ovviamente ci sono i vari giveaway di sempre, eccetera eccetera. Qui c'è la roadmap, la tabella di marcia che vi andrò a elencare. Ovviamente hanno sviluppato le slot machine, poi c'è stata la prevendita, la vendita e l'integrazione del Rarity Sniper, importantissimo perché ovviamente determina poi quello che sarà l'ammontare di denaro che riuscirete a ottenere a seconda appunto di quella che è la rarità del vostro Sloty. Poi nei primi due quarterly del 2022 ci sarà la generazione di biglietti Slotery, la collaborazione con 25 casino partner e poi nella metà del 2022 il lancio del marketplace, la collaborazione con altri 50 casinò, l'allevamento della seconda generazione, quindi degli Sloty Junior come vi dicevo prima. Poi nella Q3 del 2022 ci sarà lo sviluppo del nuovo gioco crittografico di Junior Slotys e la terza ondata di partnership, quindi di altri 75 casinò, ok? Poi qui ci sono le specifiche, la rarità dei vari Sloty, eccetera eccetera. Assolutamente il team è un team di assoluto rilievo, me lo sono studiato a fondo e vi assicuro che c'è un team molto molto solido alla base. Vediamo che poi praticamente un'altra cosa che mi piace tantissimo riguardo questo progetto è che non fanno semplicemente delle ads su Twitter eccetera eccetera, ma sono veramente citati praticamente dappertutto. Li vediamo su Bloomberg, su Yahoo, su MarketWatch. Vediamo che se clicchiamo proprio su Bloomberg possiamo vedere
che ci sono degli articoli dove parlano proprio di sloty e così via. Ok? Qua se andiamo a vedere nella God Mode di Nansen, ora Nansen ragazzi è un software che utilizzo tantissimo per valutare per tutti quelli che sono i vari progetti NFT, per trovarli in anticipo, per vedere anche l'andamento di un progetto quando ci sono al suo interno, eccetera, eccetera. Se vi interessa fatemelo sapere nei commenti, cerchiamo di far arrivare a questo video almeno a 100 like e vi prometto che farò un video tutorial al 100% step by step di come funziona questo incredibile tool Nansen.ai, che vi permette praticamente di monitorare e analizzare qualsiasi cosa all'interno del mondo NFT, veramente spettacolare. Ok, comunque vediamo che è stato deployed, il deployed è stato 9 giorni fa, ci sono 9850 NFT in circolo e vedete come nonostante il volume abbia avuto un piccolo calo qua, una sorta di onda così, no? Quindi si è abbassato e poi è tornato sui suoi passi. Comunque il prezzo è rimasto invariato, ok? Rimane solido, anzi si vede qua che è in leggera crescita. Questo per me è già un primo sintomo di progetto veramente stabile, progetto veramente forte, con un'ottica a lungo termine, con tanta fiducia nel team e nel progetto stesso, ok? Vediamo che l'average price è aumentato nell'ultimo giorno del 10%, il prezzo massimo a cui è stato venduto ha avuto un incremento del 550%, ci sono state 951 transazioni, quindi con un aumento del 203%, e anche il volume dell'ultimo giorno, 777 Ethereum, è aumentato del 250%, quindi assolutamente ottimo. Se andiamo anche a vedere su OpenSea le top collection negli ultimi 7 giorni, possiamo vedere che Sloty ha un posizionamento di assoluto rilievo, è 16° tra tutti i progetti NFT attualmente esistenti su OpenSea, dopo veramente pochi giorni dal suo rilascio, quindi assolutamente ottimo. Vedete un aumento nelle ultime 24 ore del 250% sul volume, quindi sul trading appunto di questi NFT, e un più 85% negli ultimi 7 giorni, quindi veramente veramente ottimo. Considerate che io ho mintato due di questi Sloty a $600-700, vedete quelle che sono le vendite, ok? 3 minuti fa, 2006, 2008, 5235, questo ovviamente vedete, questa è la rarità data da questo RankNFT.io, quindi da questa Chrome Extension. Vedete che più è basso il punteggio, quindi più è raro lo Sloty e più ovviamente il prezzo aumenta, ok? Comunque vedete, praticamente ogni ora vengono vendute decine di Sloty a 5.000, 3.500, 2.500, 3.200, 3.600, quindi ovviamente abbiamo già fatto un per 4, per 5 su quello che è stato il nostro mint, qualora decidessimo di flippare. Ovviamente anche in questo caso, come con Crypto Champions, se avete visto il video di Crypto Champions, vi consiglio di holdare i vostri Sloty, perché secondo me acquisiranno veramente tanto tanto più valore nel tempo, e soprattutto vi dà la possibilità, quantomeno se ne avete due, di creare il vostro Sloty Junior, o comunque di ottenere quelle che sono rendite passive dagli oltre 150 casinò. Quindi è un progetto che assolutamente mi piace tantissimo. Se volete entrarci adesso, secondo me siete ancora in tempo, ovviamente lo pagate, ovviamente io consiglio sempre di entrare in mint in pre-sale nei vari progetti che vi interessano, perché è la miglior cosa da fare, però secondo me con un floor price del genere qualche occasione la trovate sempre. Il consiglio che vi do è cercate di prendere il miglior Sloty qui a livello di rarità al minor prezzo possibile. Per fare questo, ovviamente, come vi ho fatto vedere, scaricatevi questa Chrome Extension, dopodiché andate su il progetto, ok? Cliccate su item, mettete su buy now e mettete prezzo low to high. Cercate un prezzo che per voi è quanto più ragionevole, vi sconsiglio di acquistarlo sopra i 0.7 Ethereum e cercate di prendere quello con la rarità più bassa in assoluto secondo quel prezzo, quindi vi mettete lì un po', cercate appunto quello che più vi si addice. La cosa migliore sarebbe
trovare una rarità sotto il 1000, ok, che sono quelli veramente sotto il 1000, però non so onestamente se riuscirete a trovare qualcosa a 0,7 Ethereum sotto il 1000 di rarità, altrimenti aumentate piano piano. Comunque cercate di appunto trovare la miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto. Bene ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi sia tornato utile. Sloty è veramente un progetto che a me piace tantissimo. Ovviamente farò sempre altri video riguardo altri progetti, ne ho già diversi praticamente, li sto monitorando e secondo me saranno una bomba incredibile. Questo è un mondo fantastico, favoloso, che mi appassiona tantissimo, quindi farò assolutamente tantissimi altri video riguardo progetti NFT. Raggiungiamo 100 like su questo video, così insomma farò anche il video inerente a Nanzin. Faremo dei video riguardo quelle che sono le land NFT, quindi i terreni virtuali, tantissime cose. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate su quella campanellina per rimanere sempre aggiornati quando usciranno nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo, ciao.